Posso? Maestro, Prima prego. di chiamare i nostri ballerini ospiti della Brazil School Dance Academy, che saranno ospiti in ogni puntata nostra, voglio chiamare la nostra istruttrice Leila Souza per l'intervista e i nostri ballerini si preparano per la coreografia. Perfetto. Rieccola, ecco qua. Adesso la tortureremo ben bene per scoprire tutte le cose più belle di questa disciplina. Maestra, Sì. allora, adesso possiamo parlare tranquillamente. Ok. Cosa vogliamo dire a chi ci guarda da casa per far sì che si innamori di questa disciplina? Allora, la lamba aerobica è tutto quello di bello, tutto quello di importante anche per noi, principalmente per noi, che non è solo il lavoro, noi cioè, ci coinvolgiamo anche con le persone, facciamo amicizie. E poi entriamo anche nelle vostre famiglie, perché le bambine che ballano con noi, anche le mamme vengono a ballare con noi, quindi la famiglia tutta, anche i papà a volte vengono a Ah, ballare che con noi. bravi questi papà. Sì, fanno finta di venire accompagnarci e arrivano poi. lì e ballano. Eh sì, quindi è una cosa travolgente questa lamba aerobica. Bravi, sì. Maestro, Sì, cosa vuoi chiedere iniziamo la adesso? nostra. L'intervista. Ok, come lei stava parlando prima, lei ha iniziato la lamba aerobica con noi, ha fatto il primo corso di formazione in Italia con la lamba aerobica. Come lei ha detto, è un araujo praticamente, quindi fa parte della famiglia. E ora ci racconterà un po', cioè, questa storia, questi 6 anni, come è andata la lamba aerobica per te, avrà la possibilità di dire a tutti quanti a casa. Ok, io anche come la maggior parte degli istruttori che sono entrati nella lamba aerobica, ho iniziato a ballare, poi ho smesso di ballare, ho fatto pure io la mamma, Ah, cioè che sono anche la mamma ancora. E bello. poi dopo mi sono ripresa con il maestro, conosciuto da lui, e già ballavo qualcosa, perché in Brasile noi ce l'abbiamo questo vizio di Del ballare. sangue. Senza sapere perché, per cosa, balliamo sempre così. E niente, ho conosciuto da lui, io mi sono interessata per la lamba aerobica, mi piaceva troppo. Ho iniziato a fare lezioni con lui e poi dopo ho fatto il primo corso di formazione. Poi da là fino a qua sono cresciuta professionalmente, sono cresciuta anche come persona perché io dico a lui, tutti sanno perché io dico a tutte che io sono proprio un'amica e poi lo ammiro anche come persona, come carattere che ha lui. E dico a tutti, non nascondo da nessuno, tutti sanno. E niente, professionalmente non lo posso dire perché è un maestro, ho imparato tante cose che io in Brasile, quando ballavo, pensavo che sapevo ballare, Ah, ma non invece, sapevo ballare. ballavi solo Poi, col cuore, senza brave. tecnica, diciamo E poi così. Poi ho incontrato adesso la lui. tecnica sì, da insegnare, che questa è più importante per noi, quando la nostra principale soddisfazione è quando riusciamo a far imparare la gente che non, cioè che arriva e dice, guarda e dice, no, io non farò mai. Non è possibile perché poi ci siete voi Sì, che questa è aiutate. la maggiore soddisfazione nostra. Che bello, che bello. Maestro. Allora, cos'è la lamba aerobica per te a livello, cioè, sentimentale e intimo, no? Cioè, tu hai detto siamo amici, hai imparato a ballare tecnicamente, però, cioè, non mi dire nulla, se piange non fai niente, però, cos'è la lamba aerobica? Già, stiamo parlando di amore, giusto? Sì, Sì, è sì, vero. eh? Cos'è la lamba aerobica per te? Guarda, io per fare c'è un atto d'amore, ok? Ho fatto vedere subito a lui. Per me c'è una parola solo, è l'amore che è entrato nel mio cuore e poi dopo è passata alla pelle. Quindi ho fatto un tatuaggio. Ah, questo cosa indica questo tatuaggio? Facciamo vedere il tatuaggio. Gira, gira. Aspetta, ecco. Aspetta. Eccolo qua. Questo è il simbolo della lamba aerobica. Ah, sarebbe una sorta di omino che balla? Quelle là, Sì. vedi? Sì. Ah, Esatto. ok, Allora, il vostro logo. che significa, posso dire? Sì, vai, Sì, prego. che significa, tanto ho studiato tanto per dire queste cose, non dire tutte. Allora diciamole tutte. Avanti. Questo significa la X della parola Ashe.
Ah, ecco qua. Sì, quindi questo omino che balla, la X è la parola che balla. Che è? E prosperità, augurio, l'energia insomma, positiva. L'energia positiva, sì. Allora, che meravigliosa aria di allegria, spensieratezza ci sta oggi in questo studio, io ne sono pienamente felice. Grazie anche a tutti i nostri collaboratori, a Pino Ricci, vogliamo ringraziare la applauso, Pino. E al nostro amico Vincenzo Ricci. Andiamo avanti, è qualche altra cosa che hai studiato che ci vuoi dire? No, io studio sempre. Se mi lasci qua, sai quante ore parliamo? Parlo io a posto tuo. Allora siamo a posto, maestro. La nostra prossima assistente è Leila. Però mi metto tacchi questa volta, che così mi faccio più alta. Sei bellissima okay. Anche così. Allora, maestro. Leila, tra un po' torni per ballare con noi. Ok, grazie. Grazie a te per essere stata qui con noi. Dopo. Porta con te il microfono.